Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video prodotti. Come al solito vi lascio giù nell'info box la descrizione completa, il nome completo dei prodotti che vi mostro in questo video e dei prodotti finiti. Se ho già fatto la recensione, ovviamente spunterà una nuvolina che se ci cliccate sopra questo video si interrompe e in un'altra pagina vi apparirà la recensione al minuto, il video della recensione al minuto esatto in cui vi parlo del prodotto. Primo prodotto che ho finito è questa crema fluido corpo idratante all'oro di mandorle senza parabeni, non si legge più niente, senza siliconi, si è tutto usurato della Glenova. Poi ho finito questo fluido detergente delicato della L'Oscher Herb Cosmetici innovativi al siero di latte e clorofille. È rimasto giusto un fondino, ma non riesco a tirarlo via. Della Stenom ho finito questo deodorante roll-on antitraspirante a lunga durata. È un prodotto da 50 ml che io utilizzo da 30 anni. Ho 30 anni, l'ho sempre utilizzato. Ha un odore fresco, non invadente, funziona. Ho sempre utilizzato i deodoranti della Stenom, mi sono sempre trovata bene con qualsiasi formulazione, qualsiasi packaging, secondo me i denti li ho usati tutti quanti. Sono ottimi. La linea, quella diciamo creme e cose per il corpo, detergente eccetera della Stenom, io li trovo comunque stupendi. Hanno un costo un attimo più elevato di un prodotto da supermercato, è un attimino più elevato, però ne vale tutto, dura una vita. Per esempio questo deodorante lo metti la mattina, lo devi rimettere il giorno dopo quando ti rifai la doccia, non hai bisogno di, anche ora che fa caldo, andarti a lavare di nuovo e riapplicarlo. Mi piacciono tantissimo. Della Chioti Spari ho finito questo lucidalabbra che si chiama Etoile Magique, è la versione quella trasparente con i glitterini. Di solito cerco di non sporcare mai l'applicatorino, ma questa volta l'ultima passata l'ho fatta su una matita marrone, quindi è rimasto macchiato. Ottimo, ottimo direi. Della Yves Rocher ho finito un solvente delicato senza acetone da 100 ml, mi fu regalato da mia cognata, periodo di Natale, se non erro. Funziona, l'unica pecca di questo prodotto è che ha un odore terrificante. A volte credo che puzzi di più di uno che ha l'acetone dentro. Ultimo prodotto che ho finito è questo smalto della Crystal che mi fu regalato da mia sorella in questo bel colore rosa, fluo, intenso. Wow! Adoro gli smaltini della Crystal, sono capientissimi, sono 15 ml, sono made in Italy. Dove li compravo, ora non ci passo più in quel negozietto, li pagavo 1 euro. Veramente sono eccezionali, coprenti, belli, vibranti, durano un casino di tempo, sono eccezionali. Peccato che non vado più in quel negozietto. Ora acquisti, mia sorella di recente è stata a Londra e mi ha portato questa maxi bag, li vedete? Sono qua, bellissima, è in questo bianco sporco con stralci di giornale, io in inglese, ne ho visto anche uno in italiano che ora non riesco a trovare, qua sotto, con la bandiera, è gigantesca, ci potrei mettere il mondo, potrei portarmela anche a mare. No, mi piace troppo, però che si rovina. Dentro la cerniera per chiudere. L'unica pecca che dentro non ha un, oddio, come si chiama? Oh mamma, una sacca, non ha niente, però è gigantesca. Cioè, se io andavo ancora a lezione, poi devo portare il mondo qua dentro, è bellissima. Grazie sorella, è bellissimissima. Mi piaceva assai. Guardate qua. Bella grande, qua c'è la bandiera inglese, io adoro la bandiera inglese, sono rimasta un po' fissata da un vicino fidanzato con le Spice Girls, hanno dato la testa, c'ha ragione.
Lo scorso anno, a fine estate, mia mamma mi ha preso questo paio di infradito beige basse, con questa decorazione di fiorellini, però non l'ho mai utilizzata lo scorso anno perché le sentivo che erano quasi ottobre, fine settembre, inizio ottobre, quindi non l'ho mai utilizzato. L'ho iniziato a utilizzare quest'anno, sono della J-Mix. Sì. Sono di una comodità assurda, l'unica pecca è che l'elastico qua è ancora duro, quindi a volte se le tengo più di un 4 5 beh, più di me nel caviale di tenerlo, ce la posso fare di mettere la mattina relativamente presto, verso le 9 e tornare a casa alle 8, l'elastichino mi iniziava a tirare e mi faceva un pochino male. L'unica cosa è che qua, mettendole, ovviamente mi si è rotto tutto la plastichina, alla fine plastichina. Lo scorso anno, sempre nel periodo di fine settembre, sono andata a Tabata e ho acquistato al 50% queste zeppe che sono a dir poco favolose. Le ho pagate 20 euro, quindi stavano 40. Sono belle alte, hanno questo incrocio sul piede, il laccino ovviamente alla caviglia e poi questa lavorazione zigzata, ma è troppo carina, con diverse tonalità di verde. Questo verde spettacolare avanti. Anche se sono molto alte, sono molto comode. Dentro il plantare è veramente morbido e si può camminare tranquillamente, si possono fare le marce con queste scarpe. Poi il tacco e la zeppa sono una bellezza disarmante, sinceramente. Di recente sono anche stata lavata sul mio capello. E le ho viste, cioè, ci sono ancora. Se non sbaglio in stagione pure le vidi però a prezzo pieno. Io sotto i baffi le dico, ah, l'ho comprata l'anno scorso ai saldi. Le scarpe che vi devo mostrare sono della Prima Donna Collection, le ho comprate su Groupon. Se non sbaglio in stagione stavano una settantina di euro, io le ho pagate meno di 20 euro su Groupon, che erano in offerta. Più o meno sullo stesso genere, sono quante scarpoppie, però sono arancioni e bianche, sempre con l'incrocino, il cinturino è un pochino più grande, questa è plastica, niente di particolare. Questo bianco è più un bianco sporco con questo, non mi ricordo mai come si chiama questo effetto, e questa liga di arancione sotto. Mi fanno impazzire, sono bellissime. Queste come quelle di Bata sono molto comode. E particolarità, vicino al, come si chiama? Alla fibbietta c'è anche il simbolo il marchietto di prima donna. Non le ho ancora provate a passeggio, nel senso non ci sono ancora uscita. Però come quelle di Bata sono veramente morbide dentro. Oppla, mi stavo accappottando. E poi questo colore è troppo bello. Mi piace tantissimo. Le adoro. L'acquisto è stato molto semplice sul Groupon, non ho avuto, come si dice? Brutti scherzi, mi arrivano sia le mail di conferma dell'ordine che il messaggino sul cellulare perché io sono iscritta. La spedizione è stata nei tempi in cui avevano previsto 10 giorni, no, forse pure di meno, 7 giorni hanno fatto. Avevano previsto 10, però alla fine in 7 giorni avevo le scarpe a casa. Veramente stupende, poi il prezzo meno di 20 euro per una scarpa di Prima Donna Collection, ci sta tutto.
Proseguiamo con gli acquisti. Allora, visto che mi è finita la crema idratante, ho comprato la crema corpo fresca idratazione ghiaccio con elementi di Biblos, non so come si pronunci. Ora la devo mettere in azione. Sto finendo qualche piccolo campioncino che ho trovato per casa. Poi ho fatto un ordine da mia cognata Lily Rocher e ho preso questo prodotto che è un trattamento esfoliante per le cuticole e per le unghie. E l'ho pagato 5,95 euro. Come campioncino, io direi come campioncione, mi ha dato questo trattamento per 7 giorni della linea Sebo Vegetal, in cui all'interno c'è un'acqua micellare, quindi due in uno, sia per struccarsi che per lavarsi il viso. Questa è una cremina che va messa su tutto il viso nelle zone in cui si hanno i poli un pochino più dilatati per risistemare un po' la faccia. E l'ultima è una crema detergente anti-blemish. Sono tipo quelle tre fasi di Clinique, il principio è più o meno lo stesso. Ora, tra un poco inizierò a utilizzarli. Sono passata poi 10 mesi di recente e ho comprato questo. Serve per fare lo chignon a forma di cuore. L'ho preso giallo, anche se c'era in diverse colorazioni, perché avendo i capelli biondi e non tantissimi, anche con quello classico io non riesco mai a sistemarli per bene. Ho pensato giallo, magari lo sistemo con dei fiorellini, lo sistemo e non si dovrebbe vedere. È morbido, l'ho pagato 1,50 euro. Dentro ci sono anche due elasticini e dei ferrettini per sistemare la pigliatura. Mamma ha comprato questo rossetto della Colistar, rossetto vibrazione di colore, il numero 13, terra rossa. Non, diciamo che ha cambiato colore, nel senso che c'ha dei brillantini e mamma non le piacciono, quindi me l'ha dato a me. La confezione è questa qua, molto carina, molto sciacchettosa, che si tira così. Per ora non lo inizierò a utilizzare perché ne ho un altro molto simile che sto usando in questo periodo, quindi lo metterò un pochino da parte e lo utilizzerò un pochino più in là. Poi ho comprato questi patch anti-herpes, sì, per combattere l'herpes, della Doc Farm. L'ho comprato a 1 euro, ci sono 4 patch. A me ogni tanto capita di avere l'herpes. Durante, sono a casa, metto la pomatozza bianca e non mi faccio problemi, però uscendo di casa mi dà un pochino fastidio che si noti, quindi questo un pochino mascherano e un pochino curano. La mia amica si era comprata per lei questo eyeliner della Pupa, professional eyeliner della linea Vamp, il numero 300. Ok, recensioni. Ho diverse cose, di cui 6 prodotti, 2 accoppiati. La prima coppia di cui voglio parlare sono questi due. È uno shampoo delicato, no stress, camomilla, miele e mandorle dell'Omnia Botanica, ingredienti di origine vegetale al 100%. Questo invece è il balsamo spray, no stress, non risciacquo, camomilla, miele e mandorle, sempre 100% di origine vegetale. Questi due prodotti mi sono stati regalati insieme a una spazzola di cui già ho fatto recensione. Se mi ricordo, vi metto, cercherò di ricordarmi, vi metto il link che vi rimanda alla recensione della spazzola. Mi sono trovata bene con entrambi, ora ve li faccio vedere. Allora, questo è lo shampoo da 200 ml. E questo è il balsamo da 150 ml. Sono entrambi, non so se si vede, molto liquidi e bifasici, vanno sceserati prima dell'utilizzo, che le due componenti si separano, quindi vanno risciacquati. Allora, entrambi hanno un profumo meraviglioso di camomilla. Starei a sniffarmela tutto il giorno. Intanto entro in bagno, apro e do una sniffatina. Entrambi. Qua si sente di meno che nello shampoo l'odore di camomilla. Iniziamo dallo shampoo.
È uno shampoo che fa una schiuma molto delicata, molto leggera e soffice, che non sgrassa troppo il capello, ma lo pulisce bene. Io ho un capello grasso e mi si sporca molto velocemente. Con questo tipo di shampoo riesco a tenerli a bada almeno per 3. Questo è il terzo giorno, oggi ho dovuto fare una treccia, però il capello è pulito. Ho fatto la treccia perché è un pochino caldo, un pochito caldo. Quindi lava molto bene. Il balsamo non l'ho trovato molto idratante, ma credo per il semplice fatto che sia un prodotto comunque bio. Io sono abituata a mettere sui miei capelli prodotti con siliconi, quindi il capello si deve abituare. All'inizio ho avuto un attimo uno shock perché avevo comunque capelli disidratatissimi. Dovevo fare più di una maschera all'olio d'oliva, cioè metto l'olio d'oliva sulle punte, lo tengo in posa ore e ore e poi dovevo fare lo shampoo. All'inizio, quando ho iniziato a utilizzare questi prodotti, lo dovevo fare almeno un paio di volte a settimana. Poi il capello si è riassestato da solo e ora, al terzo giorno, li sento ancora morbidi. Comunque, ha un effetto districante. Riesco a farli lisci anche con la spazzola quadrata. Vi lascio qua il link della recensione della mia spazzola quadrata. Riesco a farli anche mossi con un effetto molto naturale, molto è il mio capello, con un olio non olio della G-Cube, che pure vi linko il video della recensione. Poi ovviamente quando passo la piastra, il liscio perfetto rimane e rimane perdura nelle giornate. Il balsamo si deve utilizzare dopo aver già lavato i capelli. Va utilizzato dopo lo shampoo sui capelli, aspettate un attimo, sui capelli bagnati dopo lo shampoo senza risciacquare. Quindi io faccio la doccia, il mio shampoo, eccetera. Quando ritorno in bagno dopo l'incrematura do diverse spruzzate, cerco di darne 4 o 5 sulle lunghezze e un paio sopra. Oppure si può utilizzare nei giorni seguenti allo shampoo per evitare l'effetto crespo. Questa seconda alternativa non mi piace tantissimo perché lascia sui capelli un odore molto forte del prodotto, perché così a sniffata è tranquillo, però sentirselo sui capelli per ore e ore e ore diventa un pochino fastidioso al naso. Ups, la tosse. Cosa dirvi più? Li uso ormai avrò iniziato a utilizzare a marzo, siamo a luglio, quindi da diversi mesi. Come ho detto prima, il primo periodo, quindi il primo mese, mese e mezzo, barra due, l'ho odiato, avevo i capelli secchissimi, sfibratissimi, perché io sono abituata ad avere una routine capillifera molto siliconica. Ora, dopo diverso tempo da quando ho iniziato a utilizzarlo, mi piace, mi ci sono abituata, il mio capello si è abituato, al terzo giorno sono ancora morbidi, sono ancora puliti. Probabilmente lo shampoo lo farò domani perché vorrei evitare di tenerli legati. Dopo averli legati il giorno prima, per il giorno dopo non escono più carini, quindi domani rifarò lo shampoo. L'effetto che mi piace di più è quando utilizzo l'olio non olio di G-Cube, mi lascia questo effetto molto, molto capello naturale, bel mosso, mi piace tantissimo. L'unica accortezza di non esagerare con lo spray, con il balsamo, nella parte retro dei capelli, perché lascia un pochettino di appiccicaticcio se non viene lavorato bene con le mani, perché poi va massaggiato comunque sulla lunghezza prima di pettinarli. Ma in generale questi due prodotti mi sono piaciuti molto. Altri due prodotti che uso in combo sono un roll-on contorno occhi e poi la crema idratante. Partiamo dal roll-on contorno occhi. È della Derma Intensive Plus Nuova Formula 4
Q10 idrovitone 24 bruno di karité, un rollo contorno occhi, formula antiruga, lenisce le rughe e aiuta a ridurre il gonfiore per tutti i tipi di pelle. Il prodotto si presenta nella solita confezione roll-on con la sua sferetta, va agitato prima dell'uso e passato sulle palpebre e la parte sotto dell'occhio. La confezione suggerisce di passare un paio di volte per lato. Io cerco di far decidere alla mia pelle, nel senso, lo inizio a passare. Se vedo che la sferetta cammina tranquilla fino alla fine, ne faccio un'altra e basta. Altrimenti, se vedo che a un certo punto si inizia a bloccare, riparto da giù e ricontinuo finché non riesco a far fare le due passate tranquille alla sferetta. Quando non devo uscire, quindi non mi devo truccare, evito di picchiettare per l'assorbimento, perché sempre in scatola c'è scritto di picchiettare dopo aver passato il rolloncino. Non lo picchietto se ho tempo, perché preferisco far decidere la mia pelle entro quanto assorbire il prodotto per idratarsi, quindi faccio una specie di maschera di maschera idratante al contorno occhi. È un prodotto molto idratante ma non pesante, nel senso non mi trovate il pastone sull'occhio. Scusate, mi devo rimettere, ok, perché non mi vedo. Vedo un'ombra rosa che galleggia, ecco, sono un po' ciecata. È un non vi so dire della sua proprietà antirughe, però mi piace molto come effetto anche a sgonfiore, perché ovviamente è una cosa meccanica data dalla sferetta. Il prodotto in sé non è pesantissimo. Ora, allora, questo è il prodotto bianchiccio, è molto leggero, ha un attimo bisogno per un po' di ho bisogno un pochettino per assorbirsi, però è già pronto. La sferetta è così, classica sferetta. Mi sto trovando bene con questo prodotto, è pratico, leggero, tranquillo, veramente un ottimo prodotto. La crema viso è della Glinova, come la crema corpo che ho appena finito. È una crema idratante viso 50 ml con filtro BB, trattamento dermoprotettivo per tutti i tipi di pelle, con beta-glucano, complesso naturale idratante e aloe vera. Si presenta in una confezione di vetro col tappino bianco e scritta azzurrina verdognola. Dentro è così. Ha un bel profumo, non riesco a riconoscere cosa sia. E allora, mi è uscita la lampadina di genio. È una formula mousse, è abbastanza compatta. Eccola qua, ma leggera allo stesso tempo, ottima per questo periodo che dovrebbe fare caldo, ma è praticamente almeno a casa mi si sta la bellezza. Ci metto un attimo a penetrare per idratare la pelle, però dopo un po' rientra abbastanza velocemente. La prima volta che l'ho utilizzata sono rimasta un attimo perplessa, perché dopo 5 minuti ancora avevo la sensazione di crema sul viso, perché è una crema che ha bisogno di un pochino più di tempo per riassestarsi sul viso e idratare, quindi la sentite per un pochettino. Però non è fastidiosa, forse la fastidio se vi dovete truccare subito dopo, però non più di tanto. La sua consistenza non la rende buona per i miscugli con i fondotinta, quindi quest'anno non riesco a farmi la mia crema colorata come ho fatto l'anno scorso. Ci ho provato, ma i due componenti si sono separati, ho trovato nel contenitore, nella giarettina, la crema da una parte e il fondo dall'altra. Vabbè, ho capito, ho
provato a mischiarli sulla mano e a metterli, ma si separavano sul viso. Mi sono dovuta struccare, una cosa terrificante. Però nel complesso UVB, no, UV, sì, solo UV, non lo metterei per andare al mare, perché al mare ho la mia crema 50 più, però comunque per girare in città è sempre buono avere una protezione. Non c'è scritto manco di quant'è, sarà proprio una cosa minima. Però nel complesso è una buona crema. Un altro prodotto, l'ultimo, l'unico single della situazione è questo Top Coat Perfetto Matte della Miss Broadway, Soft Touch, effetto opaco, applicazione immediata, asciugatura rapida. È un top coat da staccati 10 ml, si presenta in questa confezione. Il pennellino è abbastanza normale, tondo, a setole non troppo fitte, però quando si riempie di prodotto, cioè si riempie bene di prodotto e riesce a portare sull'unghia il quantitativo esatto di top coat che uno ha bisogno. Allora, parliamo un po' delle caratteristiche. Come asciugatura direi che è ultra rapida, nel senso che 30 secondi lo smalto è asciutto, non si rischia di lasciare le improntine. Tra i top coat effetto opaco che ho provato, se non sbaglio è quello là, almeno ricordo che si asciuga più rapidamente. Io ho provato quello dell'Essence, quello della Kiko e questo è il mio terzo top coat. Adoro questo effetto opaco sull'unghia, specialmente in inverno. Come estendibilità, come dicevo prima, le setole prendono bene il prodotto e si stende facilmente sull'unghia. L'effetto opaco è visibile ed è visibile per diversi giorni, ne ho contati almeno 3-4. Come top coat in sé per sé è ottimo, io l'ho tenuto su perfetto 7 giorni, mi si era soltanto consumato lievemente le punte perché scrivo molto a computer per la tesi. Diciamo che al quinto giorno c'erano alcune ditine che si stavano consumando, ma la prima sbeccatura l'ho avuto al sesto giorno, quindi come top coat eccellente. Mi ha fatto venire voglia di provare altri top coat della Miss Broadway. Ultima combo di prodotti da recensire sono degli brochet, un latte corpo della linea Hydro Vegetal, un latte corpo da pelli normali a miste e il suo tonico sempre da pelli normali a miste. Il latte si chiama latte detergente idratante, il tonico invece tonico idratante luminosità. Questi prodotti li ho utilizzati sia separatamente che insieme. Allora, insieme li ho utilizzati la sera, dopo lo struccaggio, stava crollando, dopo lo struccaggio, e dai, ok. Finivo di pulire il viso, lo sto facendo ancora oggi perché il tonico è finito, invece il latte è rimasto un altro pochino. Concludevo il démaquillage, quindi lo struccaggio con il latte e come ultimo step usavo il tonico cercando di ripulire bene la pelle con movimenti dall'interno verso l'esterno per fine di tirar via lo schifo della pelle. Lo facevo sia come démaquillage, quindi come struccante, ma sia come pulizia del viso o serale, anche se non avevo trucco in faccia. Invece separatamente, quando mi è finito il tonico, il latte l'ho utilizzato sempre la sera da solo come pulizia finale, sia dopo aver tolto il trucco, sia se non ho il trucco. Il tonico invece l'ho utilizzato insieme al latte detergente che vi ho mostrato prima, la mattina proprio come tonico e ritonificante per la pelle, quindi andavo a tamponare nelle zone per rimpolpare, dare l'effetto un pochino tensore che il tonico aiuta a dare. I prodotti non hanno un odore particolarmente forte, è abbastanza delicato e non dà fastidio. Dà un attimo più di fastidio il tonico perché ovviamente c'è dell'alcol, si sente ancora tuttora che è finito da un bel po'. Mi sono trovata bene. Ora, fra un po' finirà anche il lattino, il tonico è finito già da un pezzo. Ovviamente non si possono utilizzare nel contorno occhi,
Ho provato anche a struccarmi senza uno struccante, ma utilizzando solo il latte e il tonico, e l'effetto non è molto, molto forte. Quindi comunque c'è bisogno di uno struccante prima di utilizzare questi due prodotti. Però nel complesso mi sono piaciuti molto. Comunque vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!